Per me la lettura rappresenta un modo per evadere dalla realtà, immergendomi in un mondo tutto nuovo, da scoprire e da vivere. Leggere mi permette di immedesimarmi nei personaggi e fantasticare e sognare insieme attraverso di loro. Inoltre mi permette di visitare luoghi e tempi, vicini e lontani, così da poter viaggiare non solo fisicamente, ma anche con la fantasia. I libri che amo più leggere sono quelli ricchi di avventure e di intrighi, perché ti lasciano con il fiato sospeso, senza sapere come andrà a finire fino all'ultima pagina. Non c'è un libro nello specifico che mi ha cambiato la vita. Più che altro penso che il leggere in sé cambi le persone. Questo perché quando si finisce di leggere un libro, di qualsiasi argomento esso tratti, ci si sente diversi rispetto a prima, visto che la lettura dà modo di riflettere su se stessi e di aprire la mente. Il libro legato al calcio che particolarmente mi ha colpito è Giocando a calcio a Kabul. Questo libro parla della storia di 8 ragazze che vengono invitate da una loro connazionale in America per partecipare a un torneo amatoriale di calcio. In questo modo hanno l'occasione di poter praticare lo sport che tanto amano, ma che in patria purtroppo è proibito. Grazie a questa esperienza che hanno ottenuto superando moltissime difficoltà, riescono a ottenere il coraggio e la consapevolezza necessari per poter lottare per il loro sogno anche in Afghanistan, aiutando così altre ragazze a raggiungere il loro sogno, ossia quello di giocare a calcio o comunque di praticare uno sport. Oltre alla storia in sé, quello che mi ha più colpito però è il messaggio di questo racconto, basato su una storia vera, ossia che per quanto sia alta la montagna, ci sarà sempre una strada che porta alla vetta.